Aspetta, non guardare la Logbox, Gabarb. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got so Logbox, mi fanno della mente. Oh, però guarda, sei... non lo so, sei affascinante. Ha il fascino dell'uomo che non deve chiedere mai, però non la mette, Cimbra, fra da regalito. Ciao, ci sono anch'io, ciao, buongiorno, ciao, mamma, ciao, ciao, ciao. Ma che state facendo? La mozzarella. Iniziare sempre la giornata, vero mamma, con una tazza di acqua tiepida col limone che purifica il corpo, aiuta a mantenere il peso corporeo, come vi dico sempre sul mio secondo canale, nei video di su come stare in forma. Sempre, ormai è meno abitudine, non ne posso fare a meno. Cavolo, comunque ragazzi, stavo tipo bruciando tutto per fare l'intro di questo vlog, Max, che oggi è il primo vlog dopo l'estate, vero Max? Siamo troppo eccitati, soprattutto Max, proprio che oggi a sorpresa ho preso la videocamera in mano e sto vloggando, e vai! A mancanza! Loro sì, volevano i vlog, quindi farò, vi prometto, almeno un vlog a settimana per la gioia di Max. Non mi piace. No, gli piace. Mettete tanti like per Max. Comunque, sto preparando la colazione come ogni mattina, come una donna da sposare sono, anche se sono un po' un cesso, ma tutte le donne sono cessi di mattina e poi magari ci trucchiamo. Oggi devo probabilmente anche lavare i capelli perché andrò dal parrucchiere. E viva, yeah, sono troppo felice. Devo muovermi perché sono un po' tutto in ritardo. Comunque stavo bruciando veramente la padella. Cioè adesso sta padella è diventata così, era tutta bianca. Vabbè. Comunque sto preparando i miei amati pancake. Ecco qua il mio pancake. Vi ricordo che tutte le mie ricette di cucina le trovate sul mio secondo canale. Comunque questa è sempre la solita ricetta. Poi ci ho messo un po' di cioccolato fondente sopra e un po' di mirtilli, che a me piace tantissimo l'accoppiata. Vedete, questo si scioglie perché è ancora caldo. L'accoppiata cioccolato fondente e mirtilli, yummy, è buonissimo. Ho usato questo qua all'85%, che è ottimo. Ho messo anche un po' di soia san, che Max dice, che dici tu? O bifidus, come dicessi? E un fratello, ero capitano Vindus, Bifidus, chi ci segue su Snapchat, chi ci segue su Snapchat avrà visto la gag di Max. E poi ho fatto il cappuccino con latte di soia bio, anche tutti i prodotti bio, le cose che compro, vi faccio vedere sempre sul mio secondo canale, quindi non mi dilungo. Max si mangia tortino, questo è buono, li mangio anche io. Cappuccino, guardate come sono belli. Max, ma vuoi dire qualcosa su questo cappuccino? È speciale. È splendido, dai, neanche un bardo fanno così, ah, è magnifico. Buon appetito. Ho trovato come sarai tu fra 30 anni. Io tra 30 anni, come sarò? Questa vecchietta con il telefonino in mano e quei calzini troppo fichi. Assomigli pure. Assomiglia, fammi vedere. Che se tu sei andata a fare una foto del futuro? Madonna, mi fa bestione. I calzini già ce l'ho, sai così? Allora, dammi amore mio sensazionale. Amore mio sensazionale. Amore mio scrupoloso. Scrupoloso. Ma che namignale gli dà? Sì, l'amore mio infinito. Infinito. E guarda lei come se lo fa fare. Abbiamo comprato un'altra ciotolina. La cosa bella è che in questa piccola mettiamo la pappa e questa grande mettiamo l'acqua. Ci siamo imbrogliati. Ci siamo imbrogliati a mamma. Sì. Mettetemi la pappa in questa grande, in quella piccola all'acqua. No, se no poi ingrassi e diventi una salsiccia. Ho quattro stecchini. Ho quattro stecchini così, guarda, Maru. Ma quando si distrugge? No, chi ha visto il mio post su Instagram capirà, ho già risposto abbondantemente, quindi
4 stecchini. Lorincella. Ciovoricela, che vuoi dire? Ma quando si distrugge? Ma chi no a tutti, a sti cretini che... Che fanno sti commenti inutili. Commenti scemi proprio. Mamma mia, state proprio rovinati. State proprio rovinati, dice Max. Se proprio non tenete niente a fare, no? Venitelo poco a cavi. Guarda, guarda quante cose fa. Metti a fare piatta, a lavare a terra. Così impiegate il vostro tempo in modo più intelligente. Ciao. Ciao, mamma va a lavorare. Vieni con mamma. Vieni, vieni. Wow, come sei frisca, mo devo dire che senza babba stai meglio. Yeah. Stai bella pulita, pulita, frisca. Ma devi controllare sta videocamera perché non ho capito, non fa più a fuoco. Ma quella faccia a me, non mette a fuoco. No, guarda, scemo, veramente, dopo controllo. Ah, ecco, forse mo. Mo si è a fuoco, forse. Forse sì. Comunque, wow, outfits. Oh, è che sì, la fonci. Invece io sto qua, computer, guardate che disastro. A far uscire il video di oggi, è vero? Mi fa la spesa, ciao, mo? Ciao, ci rimarrò, ciao. Ciao, amore mio, supera. Che si ruba sempre i calzini, la mia amore. Ciao, amore mio, calzettino. Ciao, babbo. La camicia, là. Ecco, e cos'è? Del Napoli dorato. Il Napoli non era tutto completo, ti comprato. No, la maglia, no. E quello che cos'è? Però è bellino questo pantaloncino. E ci voleva anche la maglia. Ma costava troppo. E quanto costava? Uai, te la compravi, te la regalo io. Veramente? Quando fa 18 anni. Comunque mia amore ha fatto tanta spesa, amo. Bravissima, mummi. Eccellente, fa una spesa con una faccina. Non fa nessuno, vero? Infatti, guarda qua nel frigo. Abbiamo un frigo che squacquarea di roba. Yeee, yeah, viva come piace a me. Oddio, che ho combinato. Ho schizzato tutto il pesto in faccia al muro. Mammina, sei un disastro. Yummy, passa il pesto. Io l'adoro. Sono messa tutte le cose che vi abbiamo mostrato nel nuovo video io e mia sorella, quello che è andato online proprio questa settimana. Quindi la borsettina che mi ha regalato lei, guardate il video per scoprire. Il crop top, se vi ricordate, questo fantastico e bellissimo che ho adorato. Col particolare del reggiseno che spunta fuori, leopardato, yeah, ci deve stare sempre un po' di leopardato. E i due braccialettini, questi bellissimi, che sono troppo belli, questi qua di corallo. Fatto un look super semplice, capelli ovviamente sporchi perché sto andando dal parrucchiere, quindi sono sporchi. Ah, poi per la cronaca, ancora non sono ritornata in palestra, quindi ancora non mi sto allenando proprio seriamente. Però comunque io e mia sorella, appunto, se avete visto quel video, saprete che è iniziata l'operazione Sgrassiamo Nancy Amara, quindi praticamente ci stiamo un po' allenando qui a casa con esercizi eccetera, appunto per sgrassare Nancy. La mia pupi sta là. Perché in questo giro tutto d'anime che oramai si sa. Ora sai che c'è, c'è, che c'è. Sa che prendo un treno che va a Paradiso Città. Io adoro questa canzone, Gianluca Grignani. Tutto tutti e salto su, qualche volta lo faccio. E prendo il treno e non ci penso più. E un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo. È tornata mammina, mammina è tornata, amore, amore mia, mamma è tornata. Quando è buona la mia amore, mamma è tornata. È tornata, mamma. Mamma è tornata, mamma. È tornata la tua mamma. Bella. Amore, ti piace? Bellissimo. Dici la verità. Bellissimissimo. A me piace come sto. Una leonessa. No, sono bella. Guardate come sono schiariti i capelli. Troppo belli. Io sono contentissima perché me l'ha fatti praticamente
Cioè, io gli ho detto volevo un pochino più chiari, un pochino più enfatizzato il colore chiaro. E lui praticamente è stato veramente bravo, come al solito. Gaetano è un mito. Me l'ha fatti ancora più belli. Guardate che belli. Tutti chiari, effetto naturale. Però è bello perché è naturale e sembra, cioè non si vede dove inizia, dove finisce. Sembra tipo che il sole le ha schiariti. Allora, ti piace? Come sto? Bene, bene. Dici la verità. Bene, sei bellissimissima. Dici la verità. Bellissimissima state. Anche i bacini. Sì, tutti i bacini. Comunque vi faccio vedere anche fuori che c'è ancora un po' di luce. Sono veramente belli. Mi piacciono tantissimo. Fatemi sapere voi nei commenti. Secondo me con l'abbronzatura pure danno più luce. E sono ancora più belli. Mi piacciono tanto. Tanto, tanto. Anche voi quando andate al porchiere poi dopo vi sentite tipo fighe. Però siete sempre un cesso, non almeno io. Però per questo frangente, questo attimo, andare dal parrucchiere, dall'estetista, ci fa sentire fighe. Mi piace questo colore chiaro. Non troppo chiaro quanto basta. Mi piace. Spero che piaccia anche a voi. È molto, è una schiaritura molto naturale e molto luminosa, perché a non piacciono quelle cose tipo che tendono al grigio, al bianco, brutto. Invece così, guardate, molto bello. Guardate. Yeah! Felice, felice, felice. Ma che fate? Che vuoi? Lasciala stare, la soffochi. No. Ti piace sta maglietta, no? Yeah, come fa? Sono messa la maglia un po'. Sì, sempre così. Perché tutti i reggi sì, noi si poco. Deve vedere perché dobbiamo fare un video un po'. Approfittiamo che io ho i capelli fatti e Max è tutto sbarbato per fare un video. Che facciamo? Un video bellissimo che ci avete tanto tanto richiesto. Ovvero boyfriend. Ag! È bello, è bellissimo. Splendido. Perché dobbiamo fare un sacco di cose sporcaccione in diretta, sì. No. Vlog Max. Vlog Max. Vlog Max. Facciamo uno scherzo a mia sorella. Bellissimo. Chiamiamola. Scherzo in diretta. Oui, sono andata al parrucchiere. Tutto fatto. Ho fatto i capelli verdi. No, ho fatto il danno. Indovina. Sei campionato. Mi chiedi se fatti i capelli rosa, verdi, quei colori strani che mi hanno. I capelli rosa, no? Peggio. I capelli leopardati. No. Scemo. Indovina cosa ho fatto. Hai fatto un danno, ti sei tagliati i capelli a zero. Ti no, ho fatto i capelli biondo platino. Tutti biondi. Biondo platino, ho fatto una pazzia, sì. Allora, ho deciso fra i capelli rosa e i capelli biondo platino. E alla fine l'ho fatto ma biondo platino. Ma così belli i colpi di luce come avevo fatto io. Perché sei fatta tutta bionda? Ho fatto biondo platino perché... E mi è presa sta capata. Ma pensa che mo sono tipo una biondona. Ho questi capelli no. Biondoni. Tu già eri brutta, ma sai come sei brutta. No, vabbè. È uno scherzo, sei in diretta nel vlog. Ma che vieni, ti faccio vedere come sono venuti belli e non mi dovrai copiare. Muoviti, vieni che ti sto aspettando per sgrassarti. Sì, vabbè, ma come ti sei fatti? No, tutti biondi, quindi alla fine. Ah, te la sorpresa, mo che vieni scopri, vieni qua e li vedi. Ciao. Ciao. Ragazzi, che risate. Comunque mo viene qua, vediamo la faccia che fa. Io penso che le piaceranno e mi vorrà copiare, perché lei mi copia sempre. E adesso viene qua che dobbiamo fare degli esercizi assieme. Però prima devo fare la merenda. Max è andato a giocare a calcetto. Ho mandato online il nuovo video, sto leggendo un po' i commenti. Questo qua della Lidl. Praticamente questa foto mi fa morire davvero.
E poi qua mi sono preparata un piccolo break spuntino, guardate che bello, lo volete il video? Se lo volete ve lo faccio proprio sul mio secondo canale, una ricettina buona buona, Callita Style. Modalità accesso! Scombatte! Ci siamo allenate, abbiamo fatto l'operazione sgrassa Nancy. Grazie porchetta. Come abbiamo detto nel video del ritorno, yes, che abbiamo fatto con Nancy, il video di ritorno dalle vacanze. Anche quando facciamo ginnastica, Carlita indossa qualcosa di leopardato. Sì, ovviamente, c'è il pantaloncino leopardato. Facciamolo vedere. Ecco qua, mi ha fatto l'uncino leopardati. Comunque è stata bella questa sessione di allenamento. Adesso è tardissimo. Sì, io ho la giacca perché vado via a casina. Nancy se ne va a casa, io devo cucinare, che tra poco viene Max dal calcetto. E si sei divertita? Un sacco. Sì, proprio. Però ti ho fatto sudare, dai. Saluto a tutti. Ciao. Vi voglio far vedere che carina mia mamma, mi ha mandato queste rose, sono troppo troppo belle, che le ha prese dal nostro giardino, profumatissime. Mi fa tanto sorridere sta cosa che lei me l'abbia mandate da mia sorella, no? Mi ha mandato queste rose rosa, bellissime e profumate, le ho messe subito in questo bel, in questa bella giaretta. Molto molto carino e molto shabby con l'acqua. Spero che durino tantissimo perché sono sempre triste quando poi si seccano i fiori. E poi mi ha fatto questi qua che sono praticamente, non so voi come lo chiamate, lo chiamiamo la verza, cioè il cavolo verza. Me l'ha scaldato e me l'ha mandato. Adesso io lo salto un po' in padella con un po' d'olio e peperoncino. E se vi piace anche un po' di parmigiano, viene buonissimo, quindi lei sa che io ho sempre poco tempo per cucinare, soprattutto le verdure, però le amo. Quindi sono proprio quei pensieri che poi ti rendono felice, quelle piccole cose che a me mi colpiscono. Grazie mamma! Non prendere gli occhiali, dai, l'ho dimenticato. Sono là, mai, sto stanca. No, amore, amore, io sto più stanchita. No, bene, sono andata anche a giocare a caccetto, non ce la faccio. Un po', ma fai questo coso? Pupi. Ma che fai? Vuoi giocare tu? Dammelo, buffa. Non ho appunto gli occhiali. No, no. No, vai tu, mi scoccia, sto stanco, fanno male lei. Ogni sera. Ci mettiamo sul divano e mi dimentico di prendere gli occhiali. No, questo è mio, pupi. E lui me li va a prendere sempre. No, stavolta no, perché? Cioè, no. Ti prego, amore. No, stavolta perché? Praticamente ci stiamo rivedendo tutte le puntate di Gomorra. Abbiamo già posizionato. Siamo a quale puntata? Dalla prima della prima serie. Sì. Che puntata stiamo? Alla sesta. Alla sesta. Ah, guarda come tiro, guarda. Un ghigo con mano. No, su un ghigo, vatti a pigliare lento. Se mio marito dice si fa così. Ah, così? Sì, si fa. Oh. Ho cucinato bene stasera. Mamma, tu hai visto partecipare a un programma di cucina in da televisione? Ciao, ci vediamo domani con un nuovo video. Cane. Io non mi smuoverò mai, vado come. Guarda come ti sei messo. A cofaniello proprio. Oh. Chi si muova? Buonanotte, mettete tanti like se vi piacciono i vlogmas e mi raccomando iscrivetevi anche. Ciao Max, cattivo. Ciao Bubi. Oh, sad soul, sad soul.